Una ruota nel vuoto e il pick-up si è ribaltato nella scarpata, rotolando per circa 7 metri e fermandosi praticamente sui binari. La disavventura è capitata questo giovedì mattina a Breno ad un 62enne uscito miracolosamente con poche ferite, ma tantissimo spavento, dall'incidente. L'uomo al volante del suo pick-up si trovava su un piazzale della Tassara di Breno, che sovrasta una scarpata di circa 7 metri, sotto la quale si trova la linea ferroviaria e al di là della quale, separati dalla rete, continuano piazzali e capannoni dell'azienda siderurgica. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori per un'azienda di servizi di Bienno quando, intorno alle 10, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi più e più volte, finendo accanto ai binari, dove intorno alle 10:30 era previsto il passaggio del prossimo treno. Nonostante il forte spavento e qualche ferita, il 62enne è riuscito ad uscire da solo dal mezzo e a dare l'allarme. La preoccupazione maggiore, viste le buone condizioni di salute dell'uomo, era per l'arrivo del treno, mentre sul posto si recavano due ambulanze per soccorrere del ferito, portato in codice giallo all'ospedale di Esine per accertamenti. La polizia ferroviaria è dunque entrata in azione, bloccando immediatamente il traffico ferroviario da nord e da sud. Il treno è stato fermato a capo di ponte. Nel frattempo, una gru è entrata in azione per sollevare il pick-up e spostarlo dalla linea Brescia-Iseo-Edolo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Breno e di Darfo. Tutto si è risolto nel giro di un'ora, senza particolari disagi al traffico ferroviario, che ha ripreso a scorrere normalmente.